Movie Lovers, recensioni cinematografiche a cura di Keira Knightley e Vincent Vega. A Frascicori, volete salire? E andiamo! Buongiorno a tutti, noi siamo Web Radio Lovers. Questa è la prima recensione di un film che volevamo appunto trattare con voi. Si tratta di Natale a Beverly Hills, un film di Neri Parenti con l'immancabile Christian De Sica, Massimo Ghini, Sabrina Ferrilli, Paolo Conticini e Emanuele Propizio. Si tratta di una commedia italiana del 2009. Bene, ora ve ne parleremo un po'. Serena e Marcello sono innamoratissimi e stanno per sposarsi a Beverly Hills, dove lui possiede un ristorante. Lei va con le amiche a festeggiare l'addio al celibato e si mostra pudica. La fanno però bere a sua insaputa e finirà nel letto, senza che nulla accada, di Rocco, inibito ex compagno di scuola di Marcello. Rocco si innamorerà di lei e farà di tutto perché il matrimonio non abbia luogo. Carlo giunge in città con una compagna in sedia a rotelle più vecchia di lui che lo mantiene. Se la vede soffiare da un nuovo arrivato e si ritrova senza un soldo. Incontra però Cristina, la donna che aveva lasciato molti anni or sono incinta. Ora Cristina ha un compagno, il marchese Aliprando, e il figlio ha ormai 16 anni, si chiama Lele. Cristina ha sempre conservato la foto di Carlo, dicendo che si trattava del fratello Gerardo, missionario laico in Africa. Presentato ad Aliprando e Lele, Carlo dovrà reggere la parte. Anche nel 2009, puntuale come la festività, giunge sugli schermi il film di Natale. Questa volta di natalizio non c'è proprio nulla, tranne qualche addobbo posticcio e una bella ragazza che passa vestita da Babbo Natale. Ma poco importa, perché è altro quello che si attende da questa operazione commerciale. Intendiamoci, tutti i film sono anche operazioni commerciali, dato che coinvolgono capitali e, come dice Woody Allen, che si intende anche di flop al botteghino statunitense, si chiama snow business, perché senza business non c'è lo show. Nel caso di De Laurentiis, il business è assicurato da una coazione, a ripetere, ammessa dallo stesso produttore. Due storie si sviluppano nell'arco del film, come quasi sempre, solo che questa volta avrebbero potuto costituire due episodi ben distinti, e invece continuano a sfidare le leggi dell'alternanza. Un motivo forse c'è, ed è da individuare in quella che sembra una doppia scrittura. Da un lato, storia di Serena e Marcello, si parte da pesanti allusioni sessuali, per poi procedere con la classica commedia degli equivoci, dotata anche di un buon equilibrio. Dall'altra invece si inizia con citazioni del Viagra e calci nelle parti basse maschili e si prosegue imperriti così. Si potrebbe dire che il doppio senso impera, ma invece no. Di senso unico si tratta anche se alla spudoratezza verbale fa da contraltare la pruderie visiva. Per capirsi, la scena più osé si svolge in un locale di lap dance in cui entrano Aliprando e Carlo. Un film con due anime dunque e anche, come legge di mercato impone, con due nordici, Gianmarco Tognazzi, imbranato e perfido al punto giusto, e Ghini, che qui vanta ascendenze centro-nordico-francesi, che dice volgarità e battutacce come quella sui porci, cercando di alleggerirne la gravità, e con la faccia di chi pensa guarda cosa si deve fare per campare, contrapposti al folto gruppo di Romani Doc.
Rispetto alla vacanza natalizia precedente, c'è però la sensazione che parenti cominci a sentire la mancanza di Boldi. Il pigiare sul tasto della gag di coppia e dell'escrementizio nella parte finale sembra quasi un appello: Massimo torna da noi, il che, scusate il gioco di parole, non è il massimo. E ora per voi vi attende una sorpresa. Bene, questo è un gossip riguardo Christian De Sica, il quale dice: «La mia vita privata non esiste più. L'attore non vive benissimo la popolarità e ha nostalgia di quando era giovane e conduceva una vita più anonima». Christian ci dice: «Non è semplice convivere con la popolarità. La prima a farne le spese è la vita privata, che improvvisamente diventa di dominio pubblico e ti obbliga a dover giustificare anche le cose più semplici. Essere riconosciuti per strada è sicuramente una bella pacca sulle spalle per l'ego, ma in certe occasioni si preferirebbe scomparire tra l'anonimato degli altri passanti». Parola di Christian De Sica, che in un'intervista su Grazia ha rivelato di avere nostalgia di quando era ragazzo e non ancora così famoso. «Ho nostalgia di quando avevo meno lavoro e meno soldi», ha spiegato l'attore. «Mi divertivo molto di più, andavo in vacanza e viaggiavo. Invece adesso mi ritrovo in un turbine, la mia vita privata non esiste più. Impossibile fare una passeggiata, devo nascondermi sotto un cappello e guardare per terra, correre per evitare i telefonini per i selfie. Ho nostalgia di quando le cose andavano peggio». Popolarità a parte, che comunque ha imparato a gestire alla grande, De Sica non ha un buon rapporto con il tempo che passa. «Sempre meglio avere 34 anni che 64», ha detto ironico. «La verità è che non mi piace invecchiare. Le forze diminuiscono, i ruoli cambiano, ci sono meno opportunità. In altre nazioni gli attori che invecchiano diventano idoli. Da noi sono dimenticati». «Sto scassone non corre tanto, ma per Natale arriviamo in tempo. Don't worry about us». Buongiorno a tutti, sono Vincent Vega. Oggi recensiamo un film del 1974, dal titolo C'eravamo tanto amati, scritto e diretto da Ettore Scola, recentemente scomparso. Il film che presentiamo è ambientato nel dopoguerra, periodo marcato dai valori di unità nazionale nati dall'esperienza della guerra di liberazione. La prima scena di C'eravamo tanto amati presenta due personaggi, Antonio e Nicola, che si recano in una bellissima villa con piscina, dove un loro amico Gianni si sta tuffando. Come leggiamo nella sceneggiatura originale scritta da Age, Scarpelli e Scola, e Gianni resta così, bloccato a mezz'aria, con le braccia spalancate, come in un cartone di Tom e Jerry. Con questo fermo immagine comincia il flashback, il ricordo di un episodio della lotta partigiana, dove si mostra una prova di coraggio e volontà dei tre amici combattenti per la libertà, Antonio, Gianni e Nicola, più giovani 30 anni prima. Antonio, interpretato da Nino Manfredi,
Finita la lotta partigiana, torna al suo lavoro di infermiere in un ospedale romano. Gianni, interpretato da Vittorio Gassman, riprende gli studi per diventare avvocato, e Nicola, interpretato da Stefano Satta Flores, torna nel sud Italia dove riprende il suo ruolo di insegnante. Gianni ritrova per caso l'amico Antonio e incontra Luciana, aspirante attrice, interpretata da Stefania Sandrelli. Inizia un triangolo amoroso. Antonio è innamorato di Luciana, ma Luciana si innamora di Gianni, e quindi Gianni porta via la futura fidanzata di Antonio. Grazie a diversi eventi, Gianni ha l'occasione di difendere come avvocato un ricco e losco palazzinaro romano, l'ex fascista Romolo Catenacci, interpretato dal grande Aldo Fabrizi, nella sua ultima interpretazione. La relazione di Gianni con il ricco palazzinaro lo porterà a diventare egocentrico, ambizioso e poco leale. La natura ambigua di Gianni si dimostrerà anche quando diventerà un cacciatore di dote senza scrupoli, circuendo anche la figlia di Catenacci, Elide, interpretata da Giovanna Ralli, che in principio Gianni disprezza, ma poi sposerà. Nel frattempo il panorama politico italiano comincia la sua metamorfosi. Siamo intorno agli anni 60 e Antonio, per le sue idee politiche, subisce l'ostracismo dei suoi colleghi di lavoro. Mentre Nicola, incapace da par suo di confrontarsi con una società in cui non si riconosce più, si rifugia negli ideali che lo allontaneranno dalla sua famiglia e dalla vita reale. Non passerà molto tempo prima che la vita mette tre ex partigiani di nuovo di fronte, per un ultimo confronto che avrà ancora una volta il sapore amaro di una, sino ad allora ignorata, consapevolezza. Non vi racconto il finale perché spero che riuscirete a vedere questo bellissimo film. C'eravamo tanto amati è un film che ancora oggi mantiene la sua forza, regalando malinconiche reminiscenze di un'Italia che non c'è più, ma anche un film con interpretazione di livello e una regia che si rivolge ad una platea vasta. Segna una rivoluzione nel panorama della commedia italiana per l'innovazione della scrittura e nello stile del racconto. La sceneggiatura è un continuo gioco di flashback, premesse lanciate e poi riannodate in un secondo momento. Caratteristica importante è che C'eravamo tanto amati è soprattutto una gigantesca opera di sentimenti, uno struggente dramma commedia venato da tanta nostalgia verso un passato, quello della lotta partigiana, che aveva fatto sperare in meglio. Dal film emerge il cuore fieramente nazional popolare del cinema di Ettore Scola, un cinema fatto per la gente. Scena molto bella del film è la bellezza svampita ed esuberante del grande cinema sognato da Scola, in cui viene rappresentata la lavorazione del film La dolce vita, con Federico Fellini e Marcello Mastroianni, impegnati nel set nella celebre sequenza della Fontana di Trevi. Una curiosità che emerge dalla lettura della sceneggiatura di Age, Scarpelli e Scola è che il film conteneva scene girate con Vittorio De Sica, che però morì durante la lavorazione del film. Perciò si poterono usare solo scene di repertorio. Per questo il film è dedicato alla memoria di De Sica. Grazie per aver ascoltato la trasmissione. Ci vediamo alla prossima recensione. Un grande saluto da Vincent Vega. E ora per concludere, ragazzi, ecco la nostra canzone presentata per voi. Si tratta di Hero di David Bowie, direttamente dal film Noi siamo infinito. Un bacione da tutti noi in regia e a presto.
from space away.